facciamo quella di repertorio. Allora, siamo uno, questo è il proprietario, questo è il socio del proprietario, lui si occupa di gastronomia, dov'è il posto? Cengioato, provincia di Savona, un'ora da Alba, mezz'ora da Savona al mare. Osteria de... Castello. Il Castello, dal 1906. Questo è il suo socio che si occupa di distillazione. Io mi occupo della produzione, della destillazione, del laboratorio origine, facciamo un bel po' di cose, facciamo tante cose, venite a trovarci che va bene. Allora, noi siamo qua in occasione della presentazione di un libro sui Cavalieri Templari. Giorgio Baietti che ha scritto questo libro. Quindi non siamo solo qua per gozzovigliare, ma anche per motivi, diciamo, pseudo-culturali. Sì, assolutamente culturali. Adesso qua vi faccio vedere un mio grandissimo amico di quasi d'infanzia, col quale abbiamo fatto la prima liceo, il liceo scientifico di Carcare, ed eravamo ovviamente due pecore nere. Pecorelle. E per quello che ci hanno arruolato nei Templari. Pecorelle. Lui è stato, parla tedesco come me perché ha avuto la fortuna di stare in Germania a Berlino un anno a studiare, a lavorare nella grafica pubblicitaria, quando ancora in Italia scolpivamo le pietre, cazzo, con la... col martello col... E questo è un altro cavaliere templare che viene direttamente dalla Norvegia, quindi ormai qua il club la provincia di Savona, il club dei templari di Savona si sta allargando. Il resto alla prossima puntata. È da next. È da 40 anni che non lo vedo, vi rendete conto? Questi sono i miracoli. Dobbiamo andare dentro immediatamente a festeggiare, dentro a festeggiare. Entrate all'interno dell'area Giulino. Ripeto, se volete mangiare e bere bene, qua, tutto origine controllata e garantita, osteria del